sulle palle. E poi lo so, visto che hai nominato i Pasolini, no? Per quel che riguarda il Friulano, visto che si è accennato per il discorso. Questo no, ne approfittavo semplicemente per dire che mi sembra, ecco, Pasolini, penso, sapete tutto, lui era un comunista. Ci sono appunto leghisti molto interessati alla lingua locale, eccetera. Ecco, io voglio sottolineare, noi non prendiamo posizione dal punto di vista politico, però io personalmente mi auspicherei che tutti, di qualsiasi formazione politica, tutti si interessano, perché la lingua locale non è il patrimonio di un solo partito. E purtroppo c'è gente che pensa, se uno lo ha forse, se uno si interessa alla lingua locale deve per forza essere leghista, per dire. Può esserlo, cioè niente in contrario, uno è libero chiaramente di fare le proprie scelte politiche, però mi sembra importante dire che la lingua va al di là di qualsiasi gruppo politico, e io sarei molto contento, come fanno in Spagna, sarei molto contento che qualsiasi formazione politica di sinistra, centro, destra si interessasse alle lingue locali. In Spagna questo esiste, perché questo vuol dire attirare gente. Adesso sembra quasi che se uno è, per dire, di sinistra, no, non mi interessa perché è una cosa della Lega. Sbagliatissimo. E anche se uno non è d'accordo con la Lega, se la Lega fa una cosa giusta, tipo questa legge recente, deve appoggiarla. Mi sembra. Questo lo vediamo in Spagna, questo ha aiutato in qualsiasi regione spagnola. Ci sono partiti nazionalisti locali, cioè regionalisti, diciamo, di sinistra e di destra, entrambi interessati a mantenere la lingua locale. È per questo che poi alla fine tutti collaborano, non c'è questa divisione politica che secondo me è totalmente negativa. Esatto, totalmente negativa. Sì. Grazie Paolo, rispondo mai altre domande. Gli altre domande, allora cosa era? I vocabolari? I vocabolari per il milanese e la grafica. Il posto in mail, no? Allora, che è il mitro di Cletto Arriviaca, gol che ho vinto anche in tre. Però Vallanti, forse c'è uno. Pöbli, dico Vicinetti, l'è scritto dopo del che ho vinto, l'epoca più moderna, però che tanto era più, è la più vicina, ci sta sempre a me. Però al che ho vinto, anche online, gratis, sapevo che era giù dalla. Non ho avuto il computer. E bisogna dire che la ne ho uno, perché tu che ti aiuta a tirare giù. Perché prima le lotte ne fanno tutte con. Bisogna dire la loro. E perché vabbè, Giuseppe Baffi. No, che è il fio che parla la dialetto. Che è il più moderno. Che ha fa del 2002, poi del Circuito Filologico, l'ha pubblicato quella della Valardi. E l'ha ristampata nel 2015, credi. E dunque se trovava in di libreria, lo trovava la Feltrinelli in Piazza del Duomo. Perché cosa scrivi in teo? Si chiama Dizionario Milanese Italiano. Sì. E se trovi in tutti i librerie di Milano, a Mondadori, in Piazza del Duomo, alla Feltrinelli, trovi per tutti. Milanese. E dunque anche la libreria. Gli accenti sui parole per la maniera di scrivere parole. Allora, se prima il vero scrive, a me pare è questo, che se prima il vero scrive di poesia, per far sentire la pronuncia, la sua pronuncia, o del protagonista della poesia, allora che convene drua un'ortografia fonetica, se dice, al me tutti accenti il vero, no? E dici, se prima dice, il capel, o il capel, ma questo chi dice capel, perché arriva da capella, quella dice capel, quella dice al capel, almeno non è. Però, e allora se prima fai so poesie, che fa? Perché per me vanno tutte, basta che dici le belle tranquille che Emilio riscrive la varietà da Calpaeschi, che è un po' diversa da quella del milanese, allora quelli fanno bene. Però il problema, più se generale, più se importante, è che se noi dobbiamo revitalizzare la lingua lombarda, che per forza dei bisogni, te trova la lingua in una maniera assurda locale. Cioè se mi scrivi la poesia per far sentire il mio dialetto, come pronunci la parola, beh, è divertente, però una lingua la stanno in pe, perché è un po' il poeta che scrive una bella poesia, lo scrive si scrive. E allora la servizio, la lingua scrivuta per una lingua vitale, la servizio per comunicare da una provincia all'altra, dall'altra parte della regione. Se noi vogliamo salvare tutti i varietà della lingua lombarda, questo è l'approccio polinomi, sapete, perché mi piace a me e a lui, e lei è un po'
quel prevalente in tutti i tempi. Cioè noi dobbiamo salvare la lingua lombarda, ma dobbiamo salvare tutti i dialetti, cioè i varietà locali della lingua lombarda. Allora che per forza è recata fuori una scrittura che la fa di maniera che poi che mi scrive una parola, che la parola lì è riconducibile da lui che sta dall'altra parte della regione. Mi sono dell'Oltrecompavese, poi che scrive che la parola lì mi la pronunci in una maniera. Assumere la pronuncia in un'altra maniera, ma più di assumere che ne capisco cosa che scrivo. Allora lì bisogna fare un'operazione tutta contraria. Cioè se mi scrivi i poesie che tengo lì, mi dici la ti tieni sulla la e fa tutti spiegare più. Ma se mi vuoi comunicare in un documento burocratico, in un servizio giornalistico, in un libro di scuola, dove che mi vuoi passare informazioni, allora mi sono più interessato a capire il significato però, al significato di frase. Se la lingua è trasmessa in famiglia, di mass media, le trovate in strada, in scuola, mingo non ho bisogno di imprendere la lingua della scrittura. Quella lì è utile anche a quella in certe condizioni di crisi della lingua. Ma mingo di lavorare perché se crei le condizioni che mingo non ho bisogno di capire come si pronuncia una parola della scrittura. Se no mingo che studi il francese, dove li pronuncia il francese in una maniera che di sui francese la pronuncia. E gli stessi vanno per l'inglese. Questo vuol dire che non ho bisogno che la scrittura la rappresenta tutta la filiera del suono che mi pronuncia. Questo è dimostrato scientificamente. Allora, per rappresentare la parola, mica bisogna di riconoscere la parola, mi imprendi a pronunciare la parola in ca, a scuola, in sui mass media, nel mio paese, nel mio cortile, in tutti i miei amici, i miei parenti. Ma poi imprendi a scrivere la parola in un'altra maniera, perché la scrittura è il parlare in due codes separate, mentalmente. Dunque bisogna che fare una maniera di scrivere che è quella che mi trovo in the slides, che è messa lì apposta per far vedere. E se aspettavo che qua mi veniva quella domanda ancora funzionale. Due che si rappresenta la parola di maniera chiara per tutti e ogni due ha i suoi regoli di realizzazione. Per esempio, noi pronuncio. Sai che più di un fa, io scrivo la R, ma mi la pronunci no, ma che non ho bisogno. Perché mi rischino di pronunciare, perché mi conosci la mia varietà. E allora la pronuncio. Parla lombard, alla fine mi parla lombard, ma che non bisogna scrivere lombard, perché anche qua in Lombardia mi pronuncia lombard. Sì. E allora anche qua che pronuncia lombard dalla Berger. Perché la maniera lì di scriverla va bene per tutti. E questo è un capitolo. Se si curiosa dopo interrompo qui. Se si curiosa di vedere come la funziona l'ortografia qui, anche in rete, io se c'è la scrive lombard, che è questa qui, ed è un dizionario, dove che viene al più catafero la maniera di scriverla, che si chiama dizionari.lombard.eu e lì puoi cominciare a navigare e c'è di catafio di informazioni. Questo qui è al libro che al presenta l'ortografia polinomica per la lingua lombarda. Però volevo dire una roba, fino a anni fa sentivo dicevo che il dialetto non è una roba parlata che scritta. Male. Cioè male. Era molto. Il dialetto era una cosa di parole, non di. Perché tanti lingue spiegano la scrittura. Perché poi tra Barella e Carlo Porta e Budesin dalla Riva c'era delle differenze, io ho dato letto. Anche da Dante adesso. Dante scrive. Ecco perché bisogna usare il termine dialetto. Perché già, ma non è quello, questa non è una battuta, già per molte persone è vero, il dialetto è una cosa che non si scrive. Se vogliamo scrivere, cioè in realtà la cosa non ha senso, perché è chiaro che si può, infatti c'è la poesia e tutto, però è vero che il termine lingua ti fa pensare subito, automaticamente a qualcosa che si scrive, si legge, si ascolta la televisione, eccetera. Cioè, sì. Volevo comunicare che l'Uni3 di Saronno, a partire di gennaio, istituisce un corso di lingua lombarda. Bravi. Di tutto da Saronno. Chiedo da chi è tenuto. Ecco, per fare un esempio, che chi anche Giancarlo Giavazzi che vende Verum.
Bergen. Da Bergen, da Bergen, come anche se dice o il lombardo occidentale o il lombardo orientale. E volevi far parlare un momento in bergamasco per vedere se riusciamo a capire. Lui è il membro dell'associazione linguistica padanese. Vabbè, ringrazi. Naturalmente, mi viene da Bergen, sono del Bergen città, e ho capito il discorso, tut, e sono interessato al discorso sicuramente del grafea polinomica, perché la trovo la soluzione giusta. Per esempio, i Furlan e anche i Sardegnoi ed è proprio a pensare a una grafea unica. Perché in questa maniera Tuch può riconoscere che la grafea, ma ognuno salva la sua variante locale. Fondamentale trovo anche la definizione di lingua, dialetto, capisce che tace poete della mesona, bergamasca, pensa, il mio dialetto. E l'era una resù proprio affettiva, mi capisce questa questione importante. Proprio i nostri maestri, mia sonduma linguista, Tavo Burat, che è il personaggio piemontese che è nascita a Stesa a Bergen, diceva proprio che a livello internazionale, quando si parla di dialetti, si è mosso tal tavolo. Cioè, anche se è una roba a livello poetico e a livello di opera artistica elevata, purtroppo quel che conta è l'altra questione fondamentale, che è l'economica, è che i nostri varianti, ecco, dovremmo parlare di varianti, i giornalisti di solito chiamano di vernacolo, che è la parola toscana, vuol dire la lingua dello del figlio dello schiavo. Verna era lo schiavo nella casa, quindi la parola, la lingua è ancora più stretta, più familiare. Allora, se a livello affettivo è giusto conservare e tenere vivo il discorso della famiglia, perché la nostra lingua è più camminare anche su questa strada, dunque è giusto che tutte le persone si impegnino per la sua variante, però a stesso momento, proprio l'altro, come è successo, la dis, tutti si impegnano per quel che ti puoi dare per la tua lingua, per la tua variante particolare, la più piscina, la tua, perché anche in una città, portati cinese, Porta Cica, era mia stessa che è di un'altra banda di Milano, o anche a Bergen, che è della città alta, era il bergamasco, diciamo più originale, più. Ma le mie sì, ecco, l'altra roba fondamentale che mi ha insegnato a Burat è proprio che tutte le differenze, non te ne spirassi uno, dunque dice la sapa, la essere spirantelizzata tecnicamente. Ecco, ma questa è la lingua che la si modifica nel tempo, e tutte le varietà hanno la stessa dignità, ecco, l'altra parola fondamentale è dignità. E l'altra roba bella quando ti impegni per le lingue è anche quella che nel momento che ti scopri che la tua lingua particolare, la pisena, la merita, tutti i tuoi su. Ecco, quando ti rispetti la pisena, ti rispetti tutti gli altri. E però proprio in Messico, per esempio, che ha tante varietà di lingue, lo slogan è tutte le lingue, tutte queste le lingue. La parola dialetto purtroppo è una parola vecchia che sarà mai in di nuove generazioni per i fiori, per i cecce, le mette dell'anda. Ecco, a livello lombardo potrebbe Tusa, Sceta, Bergen, Gnara, Abressa, ma è una varietà anche dell'Essec che è una città. Non è come Alba addirittura, ecco. Era un po' di libero un po' di tempo fa, che era un linguista, che era Geoffrey Hall, che faccio una tesi timor-est, e lui del 1980 ergota, che più di 36 anni, l'era parlato addirittura di una unità linguistica di lingue del nord Italia. I linguisti, adesso mi scappa, gli ha spartito l'Italia in sic, senc, sic, zone, che da sarebbe i dialetti del nord Italia, che anche a livello letterario gli è riconosciuto. Quando si parla della lingua italiana, che la nasce con Dante, Petrarca, i tre Corune e Boccaccio,
la Moalura che era i dialetti del nord Italia, che era i dialetti del veronese, bonvesin della riva, a Bergamo era la Modiotre, perché a livello grafico addirittura le prime opere erano le bergamasche, i Selli di Sanzanetti, prima Morchè e Milano. Ma ecco, mi serve parlare del fatto che in tutta a nord, quella che diciamo la linea Massa Senigallia, o perché lei fa le isoglosse, isoglosse dove la lingua la cambia, e che è questa linea che la va da Massa Senigallia o da la Spezia Rimini, e tutte le lingue che gli è sura da questa linea gli accompagne, cioè i sessomea, le mie proprie, sì, perché il romagnolo per esempio ho imparato romagnolo perché la lingua era bizantina, cioè l'era stata più bizantina, vuol dire più legata al latino. O sardegno, che è una lingua a parte, è una lingua che l'era stata tattvisi al latino. In nostra lingua invece gli si è sviluppato di più, e tace dice che il piemontese per esempio è più vicino al francese, o il franco-provenzale, che sarebbe tutte le lingue, il patois chissà, ma però della Val d'Aosta, della Savoia per esempio. Ecco, quando si svede che l'Europa la catace con loro. Inoltre come app nel 2004 la Piacenza ha fondato questa associazione che la vuole in qualche maniera mettere la luce sulla questione linguistica e sul fatto che i nostri lingue hanno valore. Ogni due anni fa il concorso, adesso stra veloce, stra svelto, e stanno purtroppo finito perché il 30 di giugno io avrei era di presentare la simbola, siamo parlato di filmati di tante robe. Tra due anni sarà la nuova edizione e probabilmente stanno i filmati, per esempio, di 6 minuti ieri in lingua, ma il filmato può essere anche quattro sommeanze, quattro foto, e te parli del tuo paese, del tuo castello, del palazzo, o del fiume, del lacco. Il tema della natura. L'era la natura. Due anni fa me la faccio invece sul mangiare, perché era il discorso dell'Expo 2015, e invece nel 2019 probabilmente il discorso di filmaggio sarà per gli ovre d'arte come i quadri, la scultura e che è. Grazie tante per spasse. L'è complicato perché no, sto a pensare. Ma questi alberi parlano due varietà degli stessa lingua, no? O come di prima il senso linguistico, due dialetti della stessa lingua. Vedi che parlano cicci diversi, di lui, ma si capisce tutto. E questo è proprio quello che dicevo prima. Le stessa roba la va per il Bressan, per il Mantua, per il Palazzo, tu ci stessi. Dunque, che è una qualche altra domanda o per un fa... Che... Ah no, che è una più domanda. Pensavi di andare in laccio a dormire. Bon, venimi. Che è una sciura. Penso di più. Parlo a voce alta, penso che si sente. Ma che lingua? Parlo italiano, mi dispiace, ma faccio una considerazione partendo anche da quello che ha detto il giovanotto, che appunto ripartire dai bambini per riattivare un attimo l'uso della lingua. Appunto io sono cresciuta in una casa dove il papà e i nonni parlavano il dialetto, però poi andando a scuola si parlava l'italiano, per cui lo capisco, lo parlo, ma non in una maniera fluente. Facevo l'esempio anche dell'altro signore, io insegno in una scuola media e la frase che ha detto lui l'ho raccontato proprio prima di iniziare la serata a lei, l'ho detta ai miei ragazzi delle medie, tutti mi hanno guardato, ma però lei sa il cinese, brava, ci dica qualcos'altro, invece era semplicemente mi gocince cinghei e per cui gli ho spiazzati. La domanda è, a scuola io prendo l'elenco, insegno in un paese qua vicino, prendo l'elenco degli insegnanti, su 50 insegnanti
30, 35 sono nomi che arrivano da altri, per cui non solo anche i ragazzi, questo non è un merito demerito, è un dato di fatto. Quindi, ma come, signora, tu ci sono, ecco, era semplicemente... come farebbe con gli alunni mischiati a parlare il dialetto? E questo, e allora l'occasione, per esempio, in quel momento, lo dicevo proprio lei, era di chiedere ai ragazzi da dove provenite, qual è la vostra regione, dei vostri genitori, e fare un piccolo confronto, le stesse frasi, a casa tua come, se qualcuno lo sa, qualcuno parlava solo italiano, qualcuno invece ha detto no, quella parola lì, noi siamo di Napoli, si dice così in Sicilia, così, ed è stato un bel confronto. Però ecco, io poi concretamente vorrei che qui magari tutti parlassimo milanese e poi qualcuno parlasse qualche altro dialetto. Semplicemente questa mia considerazione. Insegnare a tutti il lombardo, perché non va via, anche se siete italiani. Imparate il lombardo, siete qua, come noi. È un arricchimento, questo è un arricchimento. Sì, sì, infatti qua, se posso collegarmi, se posso dire una cosa riguardo giustamente questa tematica, posso un attimo solo dire, secondo me sì, sono d'accordo, il lombardo come l'inglese lo possono imparare tutti, il lombardo lo possono imparare tutti, e anzi, perché no, sapere bene, ad esempio, il figlio di immigrati, un esempio, siciliano, possono benissimo parlare perfettamente siciliano e lombardo, oltre all'italiano, oltre all'inglese. Non c'è assolutamente, questo ripeto, lo vedo in Malesia tutti i giorni, i miei allievi cinesi parlano, con la mamma parlano cantonese, col papà parlano Hokkien, che è un altro dialetto del sud della Cina, a scuola, cioè all'università usano l'inglese, quando andavano alla scuola superiore usavano il malese comunque lo usavano negli uffici pubblici, passano da una lingua all'altra senza assolutamente nessun problema. Perciò, come hai detto giustamente tu, è un arricchimento. Imparare una lingua locale, tanto si vede, basta in Catalogna, per dire un esempio, in Catalogna nelle scuole, tutti i bambini, quelli che vengono dal sud della Spagna, i bambini figli di immigrati recenti, parlano tutti in catalano. Poi parlano quella lingua lì, sì. Come se noi avessimo la gente che viene dalla Sicilia, da dove volete, eccetera, vengono qua e dovrebbero parlare il lombardo. Sì, sì, sì. Ma se si va... che quando uno è lombardo, come fanno imparare? Se parlo sempre in italiano... Esatto, bisogna fare naturalmente... Io ho due figli d'età scolare, comunque è impossibile nelle scuole lombarde divulgarlo, perché non è impossibile, ci vuole solo una è impossibile, non tanto per la questione dell'apprendimento dei bambini, è impossibile per il contesto, perché comunque il dialetto o la lingua lombarda viene considerato comunque una cioè sei un poveraccio, parli in dialetto, non sei uno intelligente, oppure viene considerata una collocazione politica, parli in dialetto perché sei leghista, allora io sono un radical chic di sinistra, no, mio figlio no, non lo faccio imparare il dialetto, per cui nel contesto scolastico è veramente lo vedo molto molto difficile, è difficile nell'ambiente familiare. Ok, io con i miei figli parlo in dialetto, però una cosa, ringraziamo quantomeno Van de Spross, una nota di merito a quell'uomo che a San Siro ha fatto 20.000 persone che sono andate ad ascoltare uno che canta comunque una variante nel lombardo, e quindi grande Davide. I milanesi in qualsiasi teatro vanno, fanno sold out. Quindi non è possibile, ci vuole solo prima. Sì, ma nell'ambiente scolastico è molto molto difficile. Volevi dire no, perché dopo lì ci sta toccando un discorso politico. Però noi tre anni fa tre spettacoli legati al Manzoni, dove mi sfortuna per loro. No, sei il personaggio principale, Manzoni in dialetto. No? E fa tre pienoni
L'anno passato la mia donna l'ha domandata, ma perché fai più alla regista? No, perché cominca a cominca a ma no, perché la fai più, eccetera. Dopo capì perché. No, scusami, me sono leghista, la sa tutto il mondo che sono leghista, no? Mi c'era il personaggio principale, lei era dalla parte opposta, la faceva la regista, la doveva presentarmi me come personaggio principale, la fa più spettacolo, va bene. Così mi sto canto discorso politico, ma sai perché ha fatto il pienone? Perché questo milanese, di fatto, eh. Perché i milanesi va a risolvere il Brianzo se galera gratis. Non volevo toccare il discorso politico, ma è stata perché l'ha pagata io. La lingua è il patrimonio di tutti, di questo sono convinto. Cioè, la lingua non è di un partito politico, deve essere di tutti. Il patrimonio di tutti. Esatto. Sì, una informazione, comità salvaguardia alle, a politica, partiti e tutti coloro dentro, perché in Twitch consapevole che ogni lingua ha la avere la stessa pari dignità e dunque sostegno tutti i lingue di tutta Italia ovviamente e anche in parallelo anche quelle del mondo, bisogna dire. Vedo tirare anche l'assessore che vuole dire una roba che concerni allora i siciliani meridionali che parlano lombardi ha avuto un argomento importante interessante che è un po' più di argomenti un po' più importanti per capire i meccanismi che, no, i dinamici della morte linguistica. Mi sono sicuro che vi altri conosciuti di gente una certa età di 80 anni 85 magari anche 90, quei fortunati, che vengono su dalla Sicilia, dal sud, negli anni 60, 50, che parlano in lombardo. Certo. Sono sicuro, perché non si è capito. Certo. Allora. Io la prova che dei 4.000 libri che ho vinto, quasi 1.000, lo vedo più meglio. Allora perché? Perché quelli lì, qualche vengono su, i lombardi, parlavano in tus, duma lombardo. Sì, parlavano in italiano, ma erano minga fluenti in italiano, come noi. Erano minga fluenti, questo è importante. Cioè, erano monolingua lombardo, tu parlavi tu ma lombardo, ogni tanto io volevo fare al Ganassa parlavi l'italiano e gli altri tu avevi di giro, no? Perché era una situazione più all'incontrario che adesso. Anche perché parlava male. Allora, esattamente. Allora, cosa succede? Quella lì in termini tecnici si chiama diglossia, quella vera. E al vero dire che tu parli in Duma al lombardo come lingua nativa e influente, anche ai sciurazzi, anche ai borghesi, anche al professore, anche al prete che fa la predica. Però un quelli che l'imprende l'italiana a scuola, però se al ver parlare bel tranquillo e fluente, o se per parlare anche a conti operari, con prestine, deve parlare per forza in lombardo. Allora qualche venuto su i migranti anni 50 e 60, loro, per integrarsi, prima di tutto loro erano mica appunto parlare l'italiano anche loro. I lombardi erano mica fluenti in lombardo, la lingua che era chi era loro, in italiano, era mica fluente in italiano. La lingua che era chiesta era lombardo, allora loro in sta obbligato a imprendere al lombardo come lingua preferenziale, quella che adesso è l'italiano, ai tempi era lombardo, in Piemonte era più attesa. Sì, no? Sì. Cosa succede? Che con la diffusione del bilinguismo mentale, cioè il fatto che lui sia influente anche in italiano, questa chi era rotta la trappola. La trappola che per me più che viene al vecchio e dice, ma mica parla per forza in lombardo, no, lui paga la televisione in Sicilia, chi ha la televisione, tu parli in italiano se la causa, ormai anche in Sicilia tu parli in italiano, la maggior parte della gente, soprattutto quelli che emigrano, e allora che più bisogno di parlare lombardo per destra, socialmente ed economicamente funziona in Lombardia, invece quelli che emigra in Lombardia o al nord, gli anni 50 e 60, per destra funzionare socialmente e economicamente, Gerde parla in lombardo. Posso, E allora, poi che è la situazione qui? Allora, che è la situazione qui? Anche una specie di equilibrio, che è un equilibrio relativo, perché infatti l'equilibrio è finito, no? Però lì che è una specie di equilibrio. Tu che andi a parlare in lombardo, al lombardo dice tu, ma questa ha una bella salute, sta in salute. Tu parli in lombardo, anche immigrato, e no. Ma qualche che era la situazione qui, che i lombardi parlano influentemente anche l'italiano, se noi vero salvare lombardo, per forza di dare la stessa dignità funzionale dell'italiano.
in Kitemla le erano bisogno. Era possibile che si parlava in italiano a scuola, al telegiornale, alla televisione, in editoriale, in alla radio? No, vabbè, 50, 60, in italiano da 60, perché lì parlavano anche gli anni 70 e era bisogno di parlare lombardo per capirsi lombardo. Soprattutto in provincia. Comunque, professore, una cosa. Dunque, adesso c'è bisogno di un sostegno, istituzionale che prima male era meno necessario. Adesso bisogna per forza istituire un bilinguismo paritario tra italiano e lombardo. Al telegiornale in italiano, che aveva un telegiornale in lombardo, che aveva l'utilizzazione del lombardo in scuola, bisogna poter avere la radio in lombardo, tutti i miei occhi, che è un capitolo lungo. Come in come dicevo prima in Spagna, no, semplicemente devo dire, senza andare indietro agli anni 60-70, se andate in Veneto, per dire, una regione vicina dove si parla, appunto, dove la vitalità linguistica della lingua locale è ancora abbastanza alta, gli immigrati, anche immigrati relativamente recenti dall'Africa, parlano veneto, perché è un po' la situazione che c'era qui negli anni 60. Anche a Bergamo. Sì, sì. Dipende un po' dalle zone. Comunque sono a me che mi ha sorpreso piacevolmente quando che una volta visto una volta lì che parlavano per sì, sì, sì. Quelli le roba grossa da fare. Però lì le diciamo. Perché c'è la Baltellina. Che dè la parola alla sessura, la sessur che lei è una sciura. La sessura. Ora per il comune di Saronno parlo in italiano, capisco benissimo, ma ahimè non me l'hanno insegnato. Vorrei condividere con voi una riflessione, insomma, devo ringraziare i relatori perché questa sera mi sono sentita a casa, cioè mi sono sentita parte di un territorio e secondo me ogni tanto bisogna ricordarcelo tra di noi perlomeno. È un territorio bello, ricco, fatto, caratterizzato da una bella lingua, che ha delle regole grammaticali, che ha una fluidità, una sonorità molto bella e secondo me è in grado anche di esprimere delle sensazioni, dei sentimenti, di esprimere la realtà in modo molto 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 più preciso rispetto all'inglese, che è più facile da imparare ma molto più approssimativo e sommario. Il lombardo, la lingua lombarda, secondo me non è così, è molto più precisa. Grazie di tutto. Grazie. È una precisazione che pensi la sia interessante. La sciura prima la diceva, anche la sessura. Mi capisci più cose, o se tu sei per se parlare in ca, ma su minga buona di parlare. In realtà la minga vera. Quella categoria qui, che è la maggior parte di gente, la Lombardia, della nostra età, in circa, un po' di tutti quelli che anche la sarà qui, no? Infine ai giuri. E certi linguisti iacciamini, perché non la definisci un parlante evanescente. Cosa vuol dire? Che lui sembra stare esposto al lombardo, anche se è un fiorino, perché in canosta tu parlavi in lombardo. Questo qui è una missione dalla crappa, un tesoro, perché i fiori hanno una capacità di linguaggio, che è particolare, cioè è biologicamente prodigiosa, diciamo, miracolosa. I fiorini imprendono la lingua, che è una struttura complicatissima, no? È una roba incredibile, la imprende alla svelta, no? In 5-60, senza bisogno di andare a scuola. Carlo Porta ha scritto di poesie meravigliose in lombardo, in milanese, che era una varietà della lingua lombarda, mica perché al ci parla te a scuola in milanese, ma tu al lombardo a scuola. Poi capisci che i fiorini imprende la lingua, della crampa, con la facilità in quella. E anche a lui. Cosa succede? Che poi è passato al periodo che parlano il dialetto perché se no te la scuola per parlare male di bal, di rock fals, però ormai mi andì. E allora siamo abituati a minga a parlare in lombardo. Però in della crappa, che è anche al tesoro. E allora se vi altro, se più quelli della nostra età, della vostra età, che dice no ma mi sono minga abituato a parlare lombardo, in realtà gli altri se mettiate a parlare lombardo. Fino alla fatica che fanno quei che cominciano a imprendere al francese o al cinese. L'è tutta un'altra roba. Cioè che metti pochissimo tempo
a diventare fluente, no? Se poi puoi, domani l'altro, nel giro di un par di settimane, 15 di un mese, di un mese, no? Vedrai che in realtà a Filippo Urra è incredibile. Perché Gavi Dettari dalla trappa la predisposizione a parlare, mica domani a capire. E altri capì e comprendì al lombardo ben più se del francese dell'inglese, anche se l'avevi studiato. Perché che la vita lo vede, la vita della trappa. Luca, coraggio. Sì. Un altro due domande, poi se volete Abbiamo parlato di dialetto fino adesso, avrei un'idea, abbiamo parlato di dialetto fino adesso, io vi leggerei un'ultima storiellina, così dopo andiamo a casa tutti belli contenti, se posso. Un minuto, parla delle vedove, allegre, di solito. Su Madame Funeral, era un uomo, mes amis, l'era anziana, stava un po' male, ma l'è morta all'improvviso. La sua donna tutti i giorni, chissà quanto piange farà, al tarvedo, col dolore, a fan presto a far passare. Certi erano sempre in ca e a destra ferma più, van in giro, van chi va là, van perfino a Timbuktu. Conti anziani vanno a viaggiare e poi vanno all'unitre. Anche i carta giù gamma, pes di om, ta us andrei. Veniamo fuori a bei trucca, quasi tu con tuo rossetto. E i cavalli ben pettinati, ma sa stima sti dunetti. E poi vanno a cabalà, sa che era chi il me por pepin. E poi tacca con tutto il tango, la pulchetta e il valzerin. E scusè, sono de scherzà, al so ben, in no tutti in sci, magané e de matrà, cagamacca non marì. Al diseva il por musazzi, la Teresa di Legnanes, quando l'onle in la cassa, la sua donna la sa ingrassa. Ultime due cose rapide. L'unica cosa di cui mi pento, cioè, però non è colpa mia, è il fatto di pensare in italiano. Io devo pensare in italiano e devo tradurre il lombardo. E il mepa invece, e il pensa in dialet e il tradusiva in italiano. Perché? Perché quando incazza il mepa e va via del dialet, me, ahimè, va via dell'italiano. L'unica soluzione qual è la sarebbe? De far sì che i fieu i pensi in dialet. Beccai proprio de zero a Cézanne, insegnac e fai pensare in dialetto. Per cui più sei grande, fa sì che il dialetto venga in moda. De di me parli lombard perché e fa figo parlare lombard, perché me su più se alla moda parli lombard. Allora questa sarebbe una soluzione per far parlare la gente, anche ai giovani, lombard. Grazie. Siamo d'accordo perché due lingue in sempre meglio più. Un applauso ancora ai conferenziali.